della professoressa D'Oglio, soprattutto per questa nota ultima che ci permette una sicurezza nuova, o se volete anche molto antica, che intanto non perdiamo le persone che hanno lasciato memoria del loro cammino, soprattutto non perdiamo le loro opere, che continuano ad insegnare nel tempo. Ciascuno troverà la chiave ermeneutica che la sua cultura gli propone, il grimaldello per aprire le porte più segrete o gli enigmi, diciamo così, delle interpretazioni. Però l'importante è che ci siano questi libri e che rimanga in sostanza a disposizione di tutti quello che è stato una vita positiva, una vita altamente bella, se mi permettete di usare questo termine, al di là di qualsiasi tipo di sofferenza e di problema di ordine privato. Chi lascia buona memoria di sé è un benemerito della vita e Franco Bolzani è sicuramente tra questa preziosa cerchia di personaggi. Vi ringrazio e buonasera a tutti.